punto di forza è se avete qualsiasi problemino, qualche dolorino alla caviglia, al ginocchio, ai metatarsi, questa scarpa ve lo farà scomparire, ne sono sicuro. Il mio grande rammarico 2020 è quello di non poter confrontare queste nuove Clifton 7 con la prima versione perché l'ho lasciata in Belgio. Sono tra l'altro andato a vedere la recensione che feci su The Running Pit dove scrissi che erano le migliori scarpe da corsa della storia recente del podismo. Non erano perfette, l'avampiede un po' stretto, la tommaia troppo old school e la soletta decisamente migliorabile. Se dovessi usare come riferimento il primo modello di Clifton, la versione 7, e lo dico senza paura di essere smentito, è migliorato ulteriormente. Per capirlo però veniamo comunque alle spec: 247 grammi nella versione US 9, drop 5, 32 mm nel tallone, 27 nell'avampiede. Rispetto alla versione 6, a parte il cambiamento evidente nel tallone di cui lascerò parlare Andrea, il vero cambiamento è relativo alla tomaia, che vede una migliore gestione dei fori nella parte centrale per garantire una migliore traspirabilità. So che molti aficionados hanno riportato un cambiamento della risposta biomeccanica della scarpa, in realtà suola e intersuola sono molto simili e le mescole sicuramente identiche. Tra l'altro, se siete interessati a valutare un confronto tra l'acquisto di una scarpa nuova e quella dell'anno scorso, fatemelo sapere nei commenti. Sarebbe geniale se vi iscriveste al canale attivando le notifiche perché stiamo ultimando la recensione del Rincon 2. L'aspetto interessante della vicenda però è che le mescole non sono di nuova generazione, Clifton 7 utilizza ancora una tecnologia semplice in eva compressa, a volte basta poco e anche senza carbonio questa Clifton 7 resta davvero, almeno nei nostri test, molto reattiva e rimbalzante. Questo comportamento si ottiene con una base ampia e alta che consente un contatto al terreno più ampio e una migliore transizione. Il design della suola con i piccoli tacchetti in gomma consentono inoltre una migliore stabilità. Sarebbe stato bello vedere la stessa cosa per le Clifton Edge, che secondo me, ma non secondo il pro del podista, sono un'alternativa credibile, ma sicuramente con qualche difetto di gioventù. Se non avete ancora visto la recensione delle Edge, il link è qua sopra. Ma da dove deriva la sensazione di spinta? Con una mescola a singola densità, la sensazione uniforme sia con appoggio di tallone sia di avampiede. La geometria rocker di questa versione è ulteriormente perfezionata, consentendo davvero una transizione più rapida della competizione. Se smettesse di piovere, faremo presto anche un'analisi dopo 600 km, dico presto perché gennaio è il mese dei chilometri, quindi non escludo che si possa fare tra 45 giorni. Su questa scarpa il pro del podista mi ha voluto rubare la scena, quindi gli lascio la parola per raccontarvi la sua impressione dopo 100. Ciao Andrea, mentre tu stai cercando di vincere a Clash of Clans, vorrei anche sapere se con queste Clifton 7 riesci a vincere. Cosa ne pensi? No, stavo scrivendo per organizzare l'allenamento di domani, a dire il vero, dove ci dovresti essere anche te, quindi vedi un po'. Andiamo piano forte? Io spero forte, anche perché, ahimè, lavorando un pochino di più di prima, tutti i momenti per andare forte li devo sfruttare assolutamente. Il lavoro nobilita l'uomo, e cosa ne pensi di queste Clifton 7? Mi è venuta in mente una cosa, ma non si può dire sul canale YouTube, soprattutto con Max. Poi magari qualcuno me lo scriverà nei commenti cosa stavo pensando e glielo scriverò. Posso dire che sono la mia salvezza, forse l'avevo già detto nell'unboxing, gli avevo chiesto al Matteo di Don Kenya se le aveva disponibili e se riusciva a mandarmele prima della maratona di Reggio. Ho avuto dei problemi al tendine d'Achille e al ginocchio, e di solito quando ho problemi la mia medicina, che non sono gli antinfiammatori, sono le OCA.
Fortunatamente Mattia me le ha inviate subito, il corriere ha fatto ritardo e me le ha portate il giorno prima della gara, quindi praticamente inutile. Però guarda, ti dico, adesso avevo un problema di metatarsi, le stavo utilizzando apposta e ti dico, scompare tutto. In casa per camminare uso le Crocs, per uscire a correre uso queste, le Clifton 7 oppure le Rincon 2, e ti dico, la differenza è minima. Sono delle scarpe super protettive, sono super ammortizzate. Queste un po' più durette della 6, ho letto tante lamentele. Ti dirò, secondo me la scarpa è super protettiva, essendo un attimino più dura, comunque rimane ancora più reattiva della 6, quindi davvero una scarpa super. A chi sono adatte secondo te queste scarpe? Anche questa è una scarpa per tutti, davvero Oca ha fatto un salto in avanti, infatti noi praticamente stiamo recensendo solamente Oca e Nike, soprattutto loro, perché alla fine io mi ci trovo da Dio sia con Nike che con Oca. E, ti dico, è una scarpa da tutti, perché chi è over 80 kg le può utilizzare tranquillamente per fare i lenti oppure lavori un pochino più svelti, e per chi è sotto gli 80 kg le può usare come scarpe da lento o lungo per tutti i giorni. E per quali distanze le utilizzeresti, le consiglieresti? Questa è la nostra scarpa per il passatore, che sceglieremmo sempre per fare il passatore, anche se io non lo farei mai se non in bicicletta. E, ti dico, una scarpa da preparazione maratona, secondo me. Quindi la posso usare per fare i lunghi della maratona, la posso usare per fare i lenti della maratona, per i lavori svelti e forse, dipende anche un po' dai ritmi, chi lavora sopra i 4 al chilometro la può usare anche per fare i lavori al medio. A che ritmi, Andrea, a che ritmi consiglieresti queste scarpe? Come ti ho detto, la utilizzerei per chi pesa sopra i 75 kg per fare i lavori anche più svelti. Sopra gli 80 kg la utilizzerei in qualsiasi caso, magari per i lenti utilizzerei le Bondi, mentre sotto i 4 al chilometro diventano un pochino meno performanti, quindi sicuramente i ritmi sopra i 4 al chilometro e fine 5.30 tranquillamente, ma anche 6 al chilometro le posso usare. Qual è il passaggio tra Clifton 7 e Bondi 7 a livello di ritmo? No, ti direi a livello di peso, perché chi pesa sopra gli 80 kg utilizzerei le Bondi per fare i lenti, invece questi per i lavori un pochino più svelti o magari lenti più corti, oppure ti dico, per i rigeneranti, anche io che peso sui 65 kg utilizzerei magari le Bondi. Una domanda che ci è stata posta è: la tomaia è confortevole rispetto al modello precedente? Cosa ne pensi? Tomaia senza problemi, ti dico, è una scarpa precisa ma che non dà problemi al piede, quindi non me lo sento stretto, non me lo sento largo, non me lo sento costretto in punta, ottima. Davvero Max, trovo pochi difetti in questa scarpa, se non i colori un po' spenti. Stesso numero, mezzo numero in più, c'è tanta gente che ci ha chiesto di passare a Oca, cosa ne dici? Stesso numero americano delle altre scarpe che ho usato, assolutamente. Io mi ci trovo bene, non prenderei un numero in più, se no diventa davvero una barca. Invece a livello di battistrada e suola, come l'hai visti i lenti che hai fatto? Allora, ho corso anche sul ghiaccio, ho corso ahimè una volta sull'acqua, ho fatto anche le ripetute di salita sull'acqua, dico ahimè perché era il secondo giorno che le avevo, il primo giorno dovevo fare il lungo, ho detto non le posso usare il primo giorno che piove per fare il lungo, le porto a casa tutte infangate. Comunque l'ho provato sulla pioggia e facendo ripetute in salita con la pioggia, quindi a ritmi abbastanza elevati, ti dico, si sono comportate egregiamente. Le ho provate sul ghiaccio, anche se non sono così belle intagliate, però ti dico, non ho avuto problemi a scivolare sul ghiaccio, cioè sul ghiaccio, sulla brina, diciamo, e su pista bianca. Molti degli iscritti erano dubbiosi se scegliere le Clifton 7 o le Clifton Edge. In quali condizioni prenderesti queste ultime? Devo essere politically correct o posso dire la mia? Come sempre sei tu il king del canale. Ok, allora le Clifton Edge le prenderei per mai e invece prenderei sempre queste Clifton 7 qua.
ti dico, le Edge non le ho mai sentite bene al mio piede, non l'ho sentita una scarpa reattiva, ci cioè avevo fatto fatica anche a correre in pista quando le avevo usate, mi hanno lasciato non buone impressioni, mentre questa qua secondo me è proprio una scarpa da lento, pronti e via, e che sei contento di aver comprato. Io non me ne pentirei di averle comprate. E invece l'ultima domanda, protezione del tallone, hai detto che è abbastanza importante, come le hai sentite? Fortunatamente non ho problemi adesso al TDA, ti dico, secondo me è molto buona perché la tomaia è rigida, quindi non è cedevole come avevo provato sulle Mach 2, e quindi il problema al tendon già non dovrebbe esserci perché il tallone è bello fermo. E poi c'è questa soluzione simil Pegasus che darà sollievo ai tendini d'Achille infiammati. No, un unico dubbio, però vabbè, nei test quando l'ho testato mi è uscito poche volte un po' di fascite plantare dato forse dal drop, in questo caso l'ho sentito perché essendo una scarpa da lento forse vale la pena qualche volta intervallarla con un'altra scarpa, però questo è un problema che capita a me qualche volta, soprattutto col freddo, magari non avere la pianta del piede abbastanza mobile. C'è il piccolo dubbio che possa far venire qualche fascite ad utilizzarla tanto, però vabbè, io per testarla il prima possibile avevo fatto una paccata di chilometri sempre solo con queste, appena l'ho usato un'altra scarpa al posto di questa già il problema mi era passato, quindi boh, non lo so, ci lascio un punto di domanda. E quali sono secondo te i punti di forza e debolezza di questa scarpa? Punti di forza che le posso usare praticamente tutti i giorni, vabbè, non per le ripetute, però davvero se devo uscire a fare i lenti uso queste. Il punto di forza è se avete qualsiasi problemino, qualche dolorino alla caviglia, al ginocchio, ai metatarsi, questa scarpa ve lo farà scomparire, ne sono sicuro, perché comunque ha davvero tantissima ammortizzazione. Il punto di debolezza che ho riscontrato, ma che per me non lo è così tanto, è che rispetto alla 6 è diventata un pochino più duretta e ha reso un pochino più scontenti degli utilizzatori. Va bene, ultima domanda, quando testeremo sul canale le Bondi 7? Quando arrivano, che colori le prendi? C'era un colore osceno blu e grigio, guarda, io sono sicuro che te le già ordinate, le hai prese di quel colore lì, ma proprio sicuro al limone. Va bene, comunque poi chiederemo agli iscritti al canale quale recensione vorrebbero vedere, soprattutto con il Buy Me a Coffee. Ecco, esatto, ricordatevi il Buy Me a Coffee e ricordatevi di farci delle domande per l'altro canale. Il secondo canale, o il tuo canale? Il nostro, mio canale. Va bene, grazie Andrea, alla prossima. Ciao, alla prossima.